Bentornati Andrea Purgatori. È successo anche questo, ha fatto un corso per guidare la ruspa, Salvini. Perché fai quella faccia? No, perché ieri era allenatore, oggi guida la ruspa, domani non lo so che farà. È un ragazzo ruspante, eh? È un ragazzo ruspante. Ti ha detto Fusaro? È un ragazzo ruspante, dicevo. È un ragazzo ruspante. Insomma, io ringrazio tutti i protagonisti di questa bella pagina di pulizia, allora, legalità. Io vorrei un momento rientrare in studio, voglio sentire Fusaro, filosoficamente Fusaro, questa manovra da che parte sta andando? Perché l'obiezione che ha fatto prima Fiano è un'obiezione molto di buonsenso, no? Se a Crotone non c'è un'azienda che apre, chiude tutto, c'è un deserto totale, cioè quando questi lavoratori vanno con questo centro per l'impiego nuovo, rifatto, i computer che funzionano, noi ce lo auguriamo perché quelli che ci sono adesso sono una tragedia, il lavoro dove lo trovano questi lavoratori? Ma essenzialmente io credo, come già altre volte ho detto, che il reddito di cittadinanza possa essere una soluzione pro tempore, ma che sia decisivo ripartire dal lavoro come antropogenico, direbbero i filosofi, cioè fondativo della nostra umanità. Senza il lavoro non c'è umanità, non c'è dignità e così via. Come ripartire dal tema del lavoro? A mio giudizio occorre rivalorizzare alcuni temi fondamentali come i diritti sociali, la ripartenza dall'impresa nazionale, difendendo quello che un tempo si chiamava l'interesse nazionale, che non è né di sinistra né di destra, ma che riguarda la nazione in quanto tale. Come si fa a difendere l'interesse nazionale? La grande sfida, evidentemente, nel caso italiano è quella con l'Unione Europea, di cui vediamo ora i dati. E Ruspa così via. Chiudo dicendo. Cioè, mi fa da assistente, lo ringrazio molto. Stamattina Purgatori mi fa da spalla, è un onore non da poco. Devo dico dire. Che la svolta sul tema dell'Europa emerge.